Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa esosa serie di Jurassic World The Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Cose mai viste. Intanto ho fatto la missione scambiando con la barca quella alla riva soldi per altre cose, ok? Qualcosa mi dice che questo non è un aereo normale, la cabina è troppo piccola per ospitare un pilota. Già, e non ci sono nemmeno monitor o strumentazione. Questa cosa inizia a spaventarmi, Zack. Forse non è affatto un aereo. C'è qualcosa inverniciato all'interno della cabina. WAV Coalition. Ok, vabbè. Che cos'è la coalizione? Immagino siano i proprietari di questo aereo. Azz, guardate quanta bella rubina. Allora, qui non ho ancora preso niente, potrei anche andare a prendermi questa cosina qui. Grazie. Intanto ci prendiamo un bel premio comune, giustamente, da aprire. Oppure la bustina, se fossimo fortunati. E poi se non crashasse il gioco sarebbe il top. Perfetto. Allora, tanto i dino dollari li rifacciamo con gran piacere. Ok, intanto otteniamo i punticini. Grazie. Andiamoci a prendere qui Rivolta Raptor, perché noi abbiamo finito il pass shoppandola alla grande e ci dà le bustine in più, un po' come Brawl Stars, ok? Rivolta Raptor. Olè. Ci prendiamo un bel Uta Raptor. Va bene, comune, un po' triste, però va bene. GV raddoppiati per due, grazie. Molto gentili. Allora, proseguiamo. Oggi mi sono aperto, anzi, sono 3 giorni che stanno farmando alla grande e poi ho accelerato lui al massimo. Andiamo avanti ad aprirci le cose. Questo ce l'avevo già da parte e lo dovevo aprire. Lo dovevo fare, assolutamente. Lo ienodonte, perché l'abbiamo fatto nell'ultimo episodio. Vai così, posizioniamolo. Tanto già c'era. Intanto otteniamo punti. Non so da che parte, non me lo dice. Mi dice che ci sono, ma non ci sono. Dove sono i premi? C'è qualche premio che non ho ritirato, raga? Mi sono dimenticato qualche premio lungo la strada, possibile? No. C'è qua quadra che non mi torna. Mi dice che devo prendere qualcosa e non c'è nulla. Va bene, poi controlleremo. Dice 21 poi, sono tanti. Cioè 21 premi non ritirati. Ma quando è successa sta cosa? Ah, forse no. Assolutamente, vabbè. Pure i bug. Allora direi di proseguire. Avevamo altra robina qui messa a fare. Il T-Rex. Se non erro, questo è quello Gen 2. Ne ho creati 2, ragazzi. Ok. Per ora l'appoggio qui, poi vediamo un po' dove possiamo metterlo. Eccolo qua. Bellissimo. Giustamente da livellare, missione aggiornata, grazie. Intanto ricompensine per noi. Evolvi, giustamente mi serve il secondo. Non mi serve al mercato, già ce l'ho uno a fare. Ok, intanto codice Owen, vai tu perché a noi non ci interessa. Dove è andata a finire la nostra bounce? Eccola qui. T-Rex bis. Ale. Quindi possiamo farlo già al 20. Non è enorme, però è comunque il T-Rex Gen 2. Allora, serve un'incubatrice aperta. Va bene, pigliatela, non è un problema. Inizia. Acceleriamo. Dai, che vogliamo il T-Rex Gen 2 livello 20. Immediato. Solo perché è bello, non perché ci serve in questo momento. Però potrebbe servire per fare il prossimo T-Rex misto Raptor. Ok, Tirannosauro Gen 2 portato a casa e bello livello 20. Perfetto, guardate che già i colori sono cambiati, già l'estetica è cambiata, quindi wow, stupendo. Ci piace. Allora, se non ero c'era pure una volta la modalità foto, ma non mi ricordo come si fa. Ma non ci frega per adesso. Andiamo indietro. Sì, ottieni, lo so, lo so. Allora, poi ho fatto un altro di questi giganteschi. Mancano 2 giorni e l'ho accelerato. E quindi adesso ce n'ho 2 di gigantoni livello 10. Va bene, potrei anche fonderli. Li fondiamo a livello, ne famo uno a livello 20 enorme. Ma sì, esosità. Mazza, stai facendo pesare l'esosità. Ok. Mi sta facendo pesare tanto l'esosità. Maledetto. Fallo. Ok, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ok, vai così. Indoraptor livello 20. Già era enorme prima. Vediamo un po' che diventa a livello 20. Ah, 6764 di vita e 3554 di attacco. Che riesce ad aprirsi con la manina anche la cosa per il cibo.
enorme. Allora, qua mi ha dato qualcosa, giornaliera. Ottieni, grazie. Questi sono veri. Questi sono veri, non è un bug. Infatti adesso me li dà a posto. E giustamente abbiamo di nuovo un codice. Owen, vai Owen, che tu sei più bravo di noi. E dovrei aver messo tutto, va bene. Dovrei aver fatto un paio di distintivi in più, eccoli. Così aumentiamo la dimensione della nostra bellissima statua. Giustamente anche quanto riesce a prendere. Allora, io mi sono anche alzato questo al 20 con una piccola cosa di 1200 DNA. E adesso lui ce l'abbiamo al 20. Mi avete detto che al 20 dovremmo riuscire a farci qualcosa. E quindi vado a provare a farmi il primo evento boss di questo account. Potenza primitiva, che ci dà ricompense oro, vai. Ok, dovrebbe essere uno contro uno. Sì, vabbè, possiamo mettergli i potenziamenti, va bene, abbiamo capito. E rianima, penso che sia l'unica cosa che possiamo fare. Oddio, non vale, l'avversario è 25. Possiamo selezionare altri boss? No, è l'unico boss che ci abbiamo. Ma penso che non potrò farlo quello stage. Vediamo un po' se posso fare altra roba. Questo è al 21, già avremmo la possibilità. Però dal 20 al 21, 1000 di vita in più? Ma non vi pare di esagerare un tantinello? Qua la vedo un po' problematica. Io ci posso provare, ma a rischio. Vai. Entriamo con lui e vediamo che cosa succede, se riesco a gestirlo. Magari faccio un paio di combo. Allora, vediamo un po' che riesco a combinare. Allora, diciamo che abbiamo un problema logistico che lui può attaccare effettivamente due. Quindi farmi dei danni immediati. Vediamo se attacca o mette da parte. Ok. Attacca subito con due. Io provo a mettere da parte due, sperando che lui non attacchi, perché sa che ho due. Non attacca. Me la rischio, regà. Me la rischio a palla. Sì, buttato giù. Ce l'abbiamo fatta, nonostante che siamo a livelli più bassi. Abbiamo fregato il bot. Andiamoci a prendere la nostra ricompensa oro. Pacchetto oro 250.000, 127.000 cratere di lava e Ittiostega leggendario. Non male, sinceramente. GV 650 con il bonus per 2, 1300. Ale, quanto ci piace. Allora, continuiamo. E invece di andare a fare eventi boss, che abbiamo capito che non siamo precisamente ancora a livello, quindi ce la rischiamo un pochino, andiamo a vedere che eventi ci abbiamo. Potremmo andare... Sfida per la libertà, sfida per la libertà pacchetto, interessante, ma non sono roba che ci interessa. Questo invece gli dà il dimorfodonte terremoto e questo giustamente è quello PvP che me lo devo fare a FK e vedere se riusciamo a prendere. Ok, quindi facciamo una bella cosa. Portiamoci a casa, qui c'è anche Nord America, quindi tutti i dinosauri del Nord America. Io mi farei terremoto, dai. Andiamo a terremoto solo anfibi. Allora, solo anfibi, giustamente abbiamo la difficoltà perché loro sono volanti, maledetti. Provo a mettere uno da parte, penso che non mi elimini con due assolutamente. E penso che neanche attacchi a sto punto con due, infatti. Me la rischio di nuovo, tre, spero che non attacchi di nuovo. Pensando che io abbia tre in difesa. Oppure attacca due magari. Non ha attaccato, io potrei anche rischiare. 6. Sbam, portato a casa. Primo fatto e si va avanti. Si va avanti, ragazzi. Di nuovo il nostro Diplodator. Giustamente loro sono un po' più bassini. Ok, non dovrebbe attaccare. Anche se ha 2, quindi potrebbe anche mettere da parte. Ha attaccato 2. Aha, vuoi subito eliminarmi. Però io posso eliminarti molto prima. E mettendo anche uno da parte per il mio collega. Bam, Alanka giù. Vediamo un po' che cosa fa. Potrebbe attaccare. Non attacca. Esageriamo. Tanto ci abbiamo ancora il secondo. Perfetto. Oggi non sta crashando, ragazzi. Non voglio parlare, ma non sta crashando. È magia. Ok, ce l'ha eliminato. Nessun problema. Adesso un 8 in faccia non te lo toglie nessuno.
Sbam. Portato a casa. Ale. Andiamo un po' più di cattiveria, perché ho visto che cominciano a apparire leggendari vari. Allora, il problema è che non riusciamo a one-shottarlo. Lo volevo one-shottare, in effetti, ma il depotenziamento è stato di un pochino di più. Mi attacca a due, così a secco, giusto per abbassare la vita del mio presto suco. Vai, uno da parte. Rischiamo. Tanto non è l'importante il presto suco, sinceramente. Petrarodonte Gen 2, ragazzi. Ale. Oh, attacca 2. Ci ha provato. Aggressive il tizio. Ok, sempre con 2 lo eliminiamo. Mettiamo 2 da parte. Così dovrà attaccare tanto e noi avremo invece bonus sul secondo. Dai, faccia un bel 3 addosso. Niente, attacca 2. Ce l'ha eliminato, quindi uno l'ha mantenuto il maledetto. E vabbè, noi dovremmo attaccare 6. Quindi dovremmo esserci alla grande. Se non fa qualche scherzetto. Ok. Ultimo combattimento. Lo facciamo esoso. Facciamo vedere chi comanda. Non avrei potuto eliminarlo la prima botta. Lui sicuramente attaccherà 2 perché è un bot, vero? Attacca 1. Non me l'aspettavo, eh. Ci è andato un tantinello soft. Voglio rischiarmela tanto. Ok, lui c'ha 2. Non penso. Attacca sempre 1. Sta andando prudente. Perfetto. Io faccio 3. Sì, pro forza. E 3 da parte. Ok. Giaone non aveva difeso comunque. Aveva dato potenziamento alla Ramburgiania, che attaccherà pieno e probabilmente mi elimineranno. Sopravvive. È enorme il Mastodontosauro. Mastodonto. A parte si chiama Mastodonto, già lo dice la parola. Però vabbè. Ok, vediamo un po'. Proviamo. No, son pirla. Cavolo. Non ho contato che ce n'aveva ancora uno. E vabbè. Attacca 4 e mi ammazza il Mastodontosauro. Nessun problema grosso. Ok. Lui va a 1. Qui va a 3. Qua andiamo a 4. E stavo già preoccupato che c'aveva uno in difesa. Poi sì che ridevamo. Ok. Il nostro avversario c'ha 4. Potrebbe attaccare 4 pieno. Attacca 3. Mi spiace per te. Ciao. Neanche il terzo ho usato. Potevo mettere anche un'unità semplice. Sbam. Fagli sognare i danni addosso. Boom. 10.179. Ed eccoci con il dimorfodonte. Pacchetto dimorfodonte. 500. DNA 100. Dino dollari 51.000. E leggendario dimorfodonte. Che giustamente dovremo ad andare a mettere ad aprire. Primo crash della giornata. Sì. Mi piace. Allora, qui non so se c'è altra roba strana. Canada Day. Festeggia la festa nazionale canadese con questo pacchetto. Ormai sarà finita sta festa canadese, no? Boh, andiamo a vedere che c'è sta. Se c'è sta bustina. Allora, non mi sembra ci sia. Vedo che c'è comunque qualche offerta speciale importante. C'è quella del Canada Day, che potrebbe dare leggendario l'Indrico Cero. Però qui a 14 euro sinceramente anche no. Comunque ragazzi, facciamo così. Se arriviamo a facciamo 400. 400 mi piace pure di qua. Io mi shoppo qualcosa a soldini veri. Ok? Una di queste bustine che costano un tot. Intanto qui vedo che comunque c'è robina in sconto. Con cui posso prendere altra roba. Che cos'è questa? Posso trovare leggendari vari a 1950 dino dollari. E anche di qua. Esclusiva VIP. No, questa è esclusiva VIP. Questa è esclusiva fedeltà. Noi fedeltà ce la dovremmo avere attiva. VIP no. E però c'è anche di qua quella da 2005, che è la stessa. Allora provo a vedere se posso prendere questa fedeltà, raga. Vediamo un po' che ci trovo dentro. No, non c'ho il fedeltà. E allora vabbè, per adesso me la prendo a secco quella bustina. E me la prendo a 2006, tanto i dino dollari non mi mancano. 2015, con i leggendari dentro,
Dai. Jurassic World 2015. 1500 dinodollari. Sì, dinodollari, DNA. 152.000 di ciccia, 152.000 di ciccia e un sarco sugo. Ah, questo gioco non gli piacciono i raddoppi a GV. Niente, gli danno proprio fastidio. Si sa perché. Allora, vediamo un po' se possiamo andare a fare qualche altro stage, perché abbiamo ancora un po' di tempo. Intanto leggo un ottieni, quindi penso ho fatto qualche altra missione giornaliera. Grazie. Molto gentili. E potrei anche andare a fare un'altra cosa importante. Come sapete, qui nella barchetta ci sono la possibilità di fare 3 scambi. Ok? Gratis al giorno. Io potrei andarmeli a fare. In questo caso potrei fare una cosa del genere. Visto che abbiamo un bordello di monete, potremmo andare su magari un dinosauro giurassico. 1.368 ci dà il Guanlong comune. Sono sempre dinosauri in più, quindi mai, giustamente. I commerci possono dare fino a 50 dinodollari. Per commerci utilizzabili a giorno, ok. Io penso che già abbia fatto i 2 miei, quindi non posso fare nient'altro. E qui nel negozio possiamo andare a vedere anche altra robina da scambiare. Vediamo un po' se ci abbiamo roba interessante. Possiamo ricaricare una con i dinodollari e vedere cosa c'è. La serra solare, molto carina, che non abbiamo ancora, penso. Queste sono monete, le monete ne abbiamo quante ne vogliamo. La carne per punti fedeltà, un po' costosa. E abbiamo, per 11 soldi, una sopportazione comune che non ci interessa. Va bene, niente di eccezionale. Però intanto facendo così abbiamo preso un altro puntino. Buono giornaliero, grazie. Ok, mi ha dato una missione fatta, ragazzi, quindi ho deciso di vedere che missione è. Claire, ti ho cercato dappertutto. C'è la porta di The Inside Hours. Mi sta aspettando con un cameraman nella hall, voglio che se ne vadano. Simon, calmiamoci, non possiamo farci sfuggire alla situazione di mano né destare sospetti. Evitando di parlare dobbiamo mantenere il controllo. Cosa suggerisci? Vuoi che mi getti in pasta i giornalisti della mia iniziativa? Di sicuro si aspetteranno anch'io che nasconda la verità. E allora non farlo, non nascondere la verità. Ok, sfama i pterosauri e possiedi 5 scavi della scoperta. Ok, facciamo questa cosa. Li devo sfamare. Come faccio a sfamarli? Non ho ben capito. Forse è così. Perfetto, missione aggiornata. Ok. Qui abbiamo anche missioni col DNA. Grazie, altro DNA, DNA per il nostro Mega. Ok, qui mi manca possiedi 5 scavi della scoperta. Quali sono i scavi della scoperta? Vabbè, non sono troppo problematici. Più che altro li devo mettere da qualche parte che non diano problemi. Comunque sto allargando la zona nuova. Quindi intanto accelero. Intanto c'è Owen che deve rompere le scatole adesso. Io non capisco perché. Vai, continuiamo con la missione. Dove è andato? Eccolo. Non so perché me ne dia uno soltanto. Ah, ok, perché non l'avevo ancora preso. Va bene. 2. Proseguiamo, mettiamone altri. Scavi della scoperta. Ok, 3. E giustamente mettiamo pure gli altri. Più che altro ogni volta andarli a riacchiappà me da urto. Scavi della scoperta 4. Ok. Utilizziamo un bordello di dinodollari, non ci frega niente. E direi pure scavi della scoperta 5. Sì, vabbè, abbiamo capito. Prima devo accelerare, se no non sei contento. Olle. E scavi della scoperta, l'ultimo. Allora, comincio ad odiare sto gioco. Non può crashare così, che problemi c'hai? Via de sto cavolo de coso, missione compiuta. Non crashare, oh. Gli piglia male quando fai i cambi di schermata. Livello 73. Nuova espansione sbloccata. Buono, misterioso, livello 50, grazie. Ale, GV, vabbè, 15x30. Lasciamoglielo fa perché se acceleriamo. Niente, raga, non ce la faccio più. Cioè, ogni cosa che faccio che mi serve crasha. Signorina Deering, brutte notizie. Gli ospiti si lamentano, cosa facciamo? Scopri quanta merce in eccesso abbiamo nei negozi. Ok, devo avere 25 anfibi, quindi questa per forza dovrò mettere ad aprire cose. E posiziona l'erbivoro appena uscito dall'uovo. Vabbè, non è troppo difficile. L'erbivoro possiamo mettere pure lui. Lo acceleriamo, lo raccogliamo.
E lo mettiamo. Quindi possiamo farlo pure con i comuni questa missione senza troppi problemi. Lui non ce l'avevo, infatti mi ha dato addirittura un distintivo. Seriamente, non c'avevo quel comune? Ma che stai a dire? Ok. Grazie, ho fatto un distintivo non volendo. Proseguiamo. Sempre se non ci crasha. Possiedi 25 anfibi. Ecco, pure questa è una cosa che non sarebbe neanche difficile, perché andiamo. Intanto facciamo così, non la facciamo questo video, la facciamo nel video dopo, nel video di domani o di dopodomani, vediamo. Andiamo a vedere gli anfibi. Mettiamo l'altro perché abbiamo i leggendari. Allora, abbiamo capito, il gioco ha detto mi hai rotto tre quarti, quindi vuol dire che non gli va che io vada avanti. Vado a prendermi i punticini per il BNDNA totale del Juggernaut, molto buoni. E per adesso penso che ci andiamo a fermare qui perché abbiamo già preso un po' di robina, ma come avete visto ha deciso di crashare continuamente. E niente ragazzi, questa è la puntata di oggi Jurassic World Game, spero vi sia piaciuta nonostante i continui crash che veramente odio di quest'app. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E se arriviamo a 300 mi piace vado a fare un'apertura con i soldini, così apriamo una bella bustina grossa e vediamo cosa esce. Ci vediamo nel prossimo video.